Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Fumetti Senza Paura, oppure benvenuti se è la prima volta che visitate il canale. Questo video ragazzi è dedicato alla Marvel Comics, la casa delle idee. E questi sono 5 fumetti che secondo me tutti dovrebbero leggere della Marvel. Sigla! Premessa. So benissimo che ci sono una miriade di storie, ma nel pentolone ho cercato ovviamente di recuperare o comunque di prendere in esame, per così dire, delle storie che potrebbero essere benissimo fruite da lettori neofiti. Questo perché, appunto perché sono storie che secondo me tutti dovrebbero leggere, prendere in esame delle storie in continuity o comunque con dei riferimenti appunto alla continuity sarebbe stato abbastanza complicato. Per facilitarci il compito, ragazzi, vi dico già che le storie prese in esame non saranno totalmente sviscerate fino al midollo, ma mi limiterò ovviamente ad incuriosirvi e a stuzzicare il vostro appetito di lettori. Se una di queste opere vi interessa e suscita la vostra curiosità, andate su Google e ovviamente informatevi ancora di più a riguardo. Fatte le dovute premesse, direi che possiamo cominciare. Oh, say can you see? Capitan America, la sentinella della libertà, pubblicata a cavallo fra il 1991 e il 1992, scritta da Fabian Nicieza e disegnata da Kevin West, Kevin Maguire e Steve Carr, è una miniserie che rinarra le origini di Capitan America. È il 1940 e il giovane Steve Rogers sente il bisogno di dare il suo contributo per fermare l'avanzata dei nazisti in Europa, prima ancora che il suo paese entri ufficialmente in guerra. Steve è troppo fragile e cagionevole, ma il destino ha in serbo una grossa sorpresa per lui. Il governo lo fa entrare nel progetto Rinascita e il gracile Rogers diventa Capitan America, la sentinella della libertà. Miniserie ragazzi veramente interessante, qui raccolta da Panini Comics in un volume unico. I disegni dei tre artisti coinvolti, ovvero Kevin Maguire, Kevin West e Steve Carr, sono veramente, veramente fantastici e adatti a raccontare, diciamo, una storia di origini di Capitan America ambientata appunto negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Una storia adatta ai neofiti, una storia che, se anche solo avete visto il film Marvel di Capitan America, il primo Vendicatore, potrete benissimo andare a leggere. Vediamo infatti il primo incontro con Bucky, la prima azzuffata con il teschio rosso e tutto il progetto Rinascita, di come è nato e si è sviluppato. Assolutamente ragazzi, una miniserie da leggere. Daredevil, l'uomo senza paura, scritto da Frank Miller e disegnato da John Romita Jr., pubblicato a cavallo fra il 1993 e il 1994. Qui non stiamo parlando di una miniserie qualsiasi, ragazzi, qui stiamo parlando della genesi, stiamo parlando di dove tutto è cominciato. Questa miniserie di 5 numeri, infatti, narra le origini del diavolo di Hell's Kitchen ad opera di uno dei suoi autori migliori, ovvero Frank Miller. Negli anni 80 Frank Miller fece già una run che fece veramente molto parlare di sé sul personaggio di Daredevil. Storie come Rinascita, Roulette e tutta la saga di Elektra sono diventati dei piloni, dei masterpiece per quanto riguarda il cornetto di Hell's Kitchen. Questa storia è sicuramente il perfetto punto di inizio se avete guardato la serie TV Netflix, se vi è piaciuta così tanto e volete avere su carta una storia di Devil veramente, veramente fantastica. Di giorno Matt Murdock è un abilissimo avvocato cieco che lotta nei tribunali di New York per difendere i suoi clienti. Di notte diventa Devil, l'eroe mascherato che sfruttando i suoi ipersensi combatte contro il crimine che dilaga a Hell's Kitchen, il quartiere dove è cresciuto e vive. Questa è la sua storia, dai primi anni passati a combinare guai nelle strade fino alla tragedia che gli cambierà la vita. Dal momento in cui scopre di essere speciale fino agli anni del college con il primo tormentatissimo amore.
e da quando, da semplice avvocato, decide di diventare un supereroe. Eric Magnus Lenscher, aka Magneto, è un personaggio Marvel, anzi, per la precisione, uno dei villain di maggior spicco all'interno dell'universo della Casa delle Idee. Il Signore del Magnetismo è stato creato nel 1963 dalla coppia più famosa della casa editrice Marvel, ovvero Jack Kirby e Stan Lee, come avversario degli allora X-Men. Magneto è un mutante tra i più potenti e influenti della Terra ed è in grado di generare e controllare campi magnetici, nonché manipolare i metalli grazie ai suoi poteri. Prima di tutto questo però, Eric, come è diventato Magneto? Magneto Testamento, scritto da Greg Pak e disegnata dall'italianissimo Carmine Di Giandomenico, è una miniserie pubblicata a cavallo fra il 2008 ed il 2009. La miniserie in questione ci narra appunto le origini del Signore del Magnetismo, focalizzandosi su un ragazzo di nome Max, giovane ragazzo di origine ebraica che viene discriminato ovviamente durante gli anni del nazismo. Gli avvenimenti che accadono all'interno di questa storia partono dal 1935, proprio durante l'ascesa del nazismo in Polonia. I tedeschi hanno costruito una ferrovia per un villaggio chiamato Treblinka. I treni arrivano là. Dicono alla gente che li portano ai bagni, poi li uccidono col gas nelle docce. Ci mettevano troppo a farci morire di fame o a spararci. Lo hanno chiamato in molti modi, ma oggi lo chiamano Magneto. Il suo nome viene pronunciato con terrore dai nemici dei mutanti e il suo percorso di redenzione lo ha portato da essere un nemico dell'umanità a una risorsa per gli X-Men. Decenni fa però, Magneto era semplicemente Max, un giovane ebreo che ha vissuto gli orrori del nazismo attraverso esperienze tragiche che hanno contribuito a renderlo l'uomo che è oggi, uno dei personaggi più complessi della storia dei comics. Questa storia, un pochettino atipica a mio parere per il Marvel Universe, tratta appunto gli anni dell'Olocausto, partendo proprio dal suo stato embrionale nel 1935, narrando tutta l'ascesa del nazismo attraverso gli occhi di Max, questo giovane ragazzo ebreo che vede la sua famiglia piano piano diventare vittima proprio dei pregiudizi nazisti dell'epoca. Una storia adatta ai neofiti, perché ovviamente parla di origini anche questa, ma soprattutto una storia adatta anche a chi non legge comics americani molto spesso, sia per il tratto di Carmine Di Giandomenico con delle tavole veramente cinematografiche dalle inquadrature molto spettacolari, sia per il significato e l'ambientazione storica dell'opera. Una storia assolutamente consigliatissima. Punisher Born, scritta da Garth Ennis e disegnata da Derek Robertson, miniserie pubblicata nel 2004 dall'etichetta Marvel Max, etichetta di stampo più maturo per quanto riguarda le storie della Marvel Comics. La storia si svolge nell'arco di 4 giorni che narrano l'ultimo periodo di Frank Castle nel conflitto del Vietnam. Frank ha il grado di capitano e viene assegnato ad una base d'artiglieria per supporto avanzato a sole 7 miglia dal confine della Cambogia. Il nome ufficiale di questo campo è Firebase Valley Forge ed ha ormai perso ogni sua valenza tattica e logistica dal momento che l'esercito americano ha rinunciato ad ulteriori operazioni militari in quella zona. Nonostante questo, però, i Vietcong si preparano ad una violenta offensiva nei confronti di questo avamposto. Un'altra storia di guerra, una storia di guerra come solo Garth Ennis sa scrivere, dissacrante, violenta all'inverosimile. Una storia adatta soprattutto ai neofiti e soprattutto, ragazzi, in particolare a tutti quelli che hanno adorato la serie TV Netflix sul Punitore. Qui infatti viene trattato il trauma che colpisce Frank Castle prima ancora che la sua famiglia venga uccisa dalla mafia. Vediamo infatti in questa miniserie proprio le origini del Punitore. I disegni di Derek Robertson sono spettacolari e insomma ci sono tutti gli elementi per far sì che questa storia sia nella vostra libreria.
ho tenuto per ultimo, ragazzi, un'opera veramente fantastica. Non che le altre fossero da meno, ma questa è veramente una perla del fumetto supereroistico americano. Non è una storia, secondo me, adatta principalmente ai neofiti, però se voi siete affamati di Marvel, avete visto i film del Marvel Cinematic Universe e soprattutto vi siete un po' informati sul cosmo della Casa delle Idee, sicuramente potrete fruire di questa storia. È il 1987 e Stan Lee, nome tutelare della Marvel, si incontra con un'altra leggenda vivente del fumetto francese, Jean Giraud, più noto al mondo come Moebius. La loro è una missione impossibile. Insieme vogliono generare la fusione perfetta tra fumetto americano di supereroi e fumetto francese di stampo artistico. Il personaggio prescelto è Silver Surfer, esteticamente il più americano tra gli eroi, psicologicamente quello più vicino alla sensibilità europea. Silver Surfer Parabola, scritto da Stan Lee e disegnato da Moebius. È difficile parlare di quest'opera in breve, vista la sua importanza storica, il fatto che coniuga fumetto americano e fumetto europeo. La storia racconta il ritorno di un affamato Galactus sulla Terra. Per tenere fede al proprio giuramento, però, il divoratore di mondi sceglie di non distruggere il pianeta, ma di presentarsi come un dio e portare gli umani all'autodistruzione. Nel mentre un predicatore televisivo coglie l'occasione per far suo il messaggio di Galactus, autoproclamandosi profeta del nuovo dio e spingendo la popolazione a seguirne i voleri. Silver Surfer, però, che aveva sperato di lasciarsi alle spalle la razza umana e vivere nella miseria, non può stare a guardare ciò che accade e decide di intervenire contro Galactus. In quest'opera, però, ragazzi, Stan Lee riversa tutta la sua critica verso la società moderna, verso i mass media, verso la religione. Insomma, è una parabola vecchio stile del buon, caro e vecchio Stan Lee che sicuramente non mancherà di far contenti tutti gli appassionati della Marvel. È una storia sulla quale si potrà trovare a proprio agio anche il lettore di fumetti francesi, visto appunto il tratto di Giraud alias Moebius, artista che, grazie alle sue tavole dinamiche e alle sue inquadrature cinematografiche, riesce a narrare veramente in maniera eccellente la sceneggiatura di Stan Lee. Benissimo, ragazzi, questo video finisce qua, grazie per averlo guardato, ci tenevo tantissimo a farlo. Fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, se volete altri episodi di questo tipo con, che ne so, 5 storie che tutti dovrebbero leggere della DC Comics, 5 storie che tutti dovrebbero leggere di Dylan Dog e così via, insomma fatemi sapere qui nei commenti la vostra. In descrizione trovate, ragazzi, tutti i link utili per i miei social, ovvero la pagina Facebook del canale, la pagina Facebook del mio gruppo e la pagina Facebook del mio programma radio, in onda ogni mercoledì dalle 20 alle 21 su rockandrollradio.it. Mi piacciate il video se vi è piaciuto, così almeno lo capisco e mi supporterete, e soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video. Noi ci vediamo alla prossima e per il momento bella lì! Non hai messo Spider-Man! Dov'è Amazing Fantasy? Dov'è Spider-Man Blue? Spider-Man!